Oreste Giurlani torna sindaco di Pescia, terminati 18 mesi di sospensione per la condanna a 6 anni per peculato nel processo che lo vedeva imputato come presidente dell'Associazione dei Comuni Montani Toscani. Aggressione in un bar, due arresti nel centro storico, serata violenta in piazza San Michele. In manette un uomo e una donna che hanno aggredito anche gli agenti di polizia. Kasabian e Liam Gallagher, 11.000 in piazza Napoleone, continua il grande successo del Summer Festival che è tornato a riempire il centro storico con un doppio evento, un doppio concerto, tutto da seguire. Sfida al titano Ucci nel San Marino d'Oro, il campione garfagnino è il grande favorito della corsa che festeggia il mezzo secolo di vita e può mettere una seria ipoteca sul titolo tricolore terra, occhio però al russo Griasin. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del nostro telegiornale che dunque apriamo andando a Pescia, dove il sindaco Oreste Giurlani riprende la sua carica di primo cittadino. Vediamo. Oreste Giurlani torna ad essere sindaco di Pescia dopo la sospensione di un anno e mezzo che lo aveva allontanato dalla carica. Con una mossa effetto, allo scoccare della mezzanotte, il municipio incontra i cittadini e presenta la nuova giunta. Giurlani era stato sospeso dalla carica per 18 mesi a seguito di una condanna in primo grado a 6 anni e 7 mesi per peculato e abuso d'ufficio in un processo che lo vedeva imputato come ex presidente di Uncem Toscana, l'associazione che riunisce i comuni montani. Al suo posto era subentrato un sindaco facente funzioni, poi dimissionario, e la città era stata finora amministrata da un commissario. In una lettera aperta ai cittadini di Pescia, Giurlani ha scritto che il provvedimento preso nei suoi confronti sarebbe considerato ingiusto da tutti perché contrasta con i dettami costituzionali e il Parlamento lo starebbe per cancellare. Andiamo alla cronaca, una serata violenta a dir poco in piazza San Michele, dunque in pieno centro storico a Lucca. La polizia è intervenuta con due volanti in piazza San Michele per la segnalazione di un'aggressione ad un barista di un noto locale. Sul posto gli operatori hanno arrestato un uomo di 30 anni di Capannori di origine rumena con precedenti di polizia e condanne, oltre che colpito da avviso orale del questore, e una donna di 25 anni di Pietrasanta, incensurata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due che erano ubriachi hanno prima iniziato a creare disordine nel locale, poi quando è arrivata la polizia hanno rifiutato di fornire le loro generalità e urlando e sbracciando hanno creato scompiglio e aggredito gli agenti che tentavano di condurre all'esterno. I quattro poliziotti intervenuti hanno faticato non poco per far salire i due a bordo della volante e i due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. I due sono stati arrestati con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il GIP ha convalidato gli arresti e sottoposto i due all'obbligo di dimora nei comuni di residenza, mentre il questore ha firmato nei loro confronti due fogli di via di un anno per la donna e di 3 anni per lui. La ricetta del presidente dell'Ordine dei Medici di Lucca, Quiriconi, sui problemi della nostra sanità. Il primo fra tutti, la mancanza di un piano formativo accettabile per la classe medica, sia per quello che riguarda la medicina specialistica, sia per quello che riguarda anche la medicina generale, per cui ora ci troviamo con pochi medici a disposizione. Le condizioni di lavoro, non è prevista una situazione di miglioramento delle condizioni di lavoro e quindi di evoluzione professionale. Questo comporta il fatto che moltissimi colleghi scelgono di lavorare all'estero, dove le condizioni di lavoro sono certamente migliori, dove le possibilità di carriera sono certamente più semplici e dove gli stipendi sono 4, 5, a volte 6 volte quello nostro. Altro fattore importante, la presenza ancora di incompatibilità che potevano avere un significato negli anni 80, quando c'era pletora medica, ma che oggi non hanno più ragione di esistere e dovrebbero essere assolutamente cancellate. Un altro aspetto, abolire determinate norme tassative per quello che riguarda il pensionamento dei colleghi. Non sono moltissimi, ma ci sono colleghi che amerebbero proseguire la loro attività professionale anche dopo il pensionamento e molti lo fanno a livello volontaristico. Quindi io credo che un po' di spazio ci sia.
Certamente ci vorrebbe molta più umiltà da parte delle organizzazioni sanitarie, quindi praticamente la regione, l'ASL, ad ascoltare le istanze dei medici, cosa che al momento è molto carente. Restiamo in tema di sanità al Via Cardiolucca 2022. Ha preso il via la 16ª edizione di Cardio Lucca. Alla cerimonia di apertura del Congresso Internazionale di Medicina, organizzato dal professor Francesco Bovenzi, direttore della cardiologia dell'ospedale San Luca, erano presenti le autorità cittadine e una platea di 200 medici provenienti da tutta Italia, oltre a un migliaio di professionisti collegati in remoto. Lucca è diventata un po' la culla della moderna cultura cardiologica internazionale. Gli argomenti da trattare sono tanti e spaziano da quella che è la nostra quotidiana assistenza in ospedale, quindi problematiche per l'infarto, le aritmie, lo scompenso, e poi tematiche altrettanto attuali come il riscaldamento globale, ancora tematiche che richiamano la pandemia e quelle che possono essere le ripercussioni sul sistema cardiovascolare. Bovenzi, nel salutare i partecipanti, ha presentato alcuni numeri del proprio reparto. Negli ultimi 12 mesi 10.000 giornate di degenza, 1.200 ricoveri, il 60% dei quali sfociati in trattamenti interventistici, 400 casi di scompensi cardiaci avanzati e ancora 300 di aritmie con interventi salvavita. Lucca, il San Luca, si onora di avere una cardiologia straordinariamente forte, con capacità assistenziali uniche che va solo potenziata nell'innovazione. Bisogna credere, andare avanti e investire in tecnologie, progredire sempre, credere in quello che è il nostro impegno responsabile, che va solo verso la tutela della salute di questo territorio meraviglioso. Prima di dare il via ai lavori, il direttore della cardiologia ha voluto consegnare una targa al neo sindaco Mario Pardini, che si è detto pronto a sostenere chi lavora per la sanità e la salute dei cittadini. Sicuramente ci attiveremo, per attivarsi bisogna partire dall'ascolto. Anche qui il paragone: il buon medico è quello che ascolta il paziente, il buon amministratore è quello che ascolta la città, le categorie e il territorio. Completiamo quest'ampia pagina legata alla sanità con i dati della pandemia, la nostra tabella grafica, i nuovi contagiati in Toscana 5.644, in lieve calo, anzi in lieve aumento, scusate, rispetto al giorno prima. Il tasso di positività invece cala effettivamente, 24,8%, aumentano i ricoverati, sono 623 stabili, le terapie intensive 26, 8 decessi con un'età media superiore agli 87 anni, nessuno in provincia di Lucca, dove ci sono 601 nuovi contagiati, meno 68 rispetto al giorno precedente. Parliamo anche di orari e sicurezza, le regole uniche per la Versilia by Night. Divieti, controlli, ma anche informazione per contrastare l'abuso di alcol fra i giovanissimi. In questo inizio estate a Camaiore vengono messe in campo molte forze per fermare, o ancora meglio prevenire, fenomeni di disordini, violenze o incidenti stradali causati dagli eccessi a base alcolica. È già in vigore dal 20 giugno fino al 20 settembre l'ordinanza che vieta la vendita da asporto di alcolici e superalcolici dal giovedì alla domenica dalle 20 alle 6 nella fascia litoranea a ridosso della passeggiata. I controlli da parte della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine sono già partiti. Per ora abbastanza tranquilli, abbiamo già incontrato alcuni gestori con i quali abbiamo parlato, ma la prevenzione è giusta, ma faremo anche una dura repressione nei confronti di chi non si atterrà al rispetto di queste norme. Vogliamo anche che i gestori facciano mente locale su questa problematica e che non facciano una politica del prezzo che è devastante sia nei confronti dei ragazzi che poi si mettono alla guida dei veicoli. E sono anche le politiche commerciali dei locali al centro della campagna preventiva sulla sicurezza stradale. Non abusare, la festa deve continuare, lanciata dal Comando di Polizia Municipale insieme all'amministrazione di Camaiore. A partire da questo weekend, per tutto il periodo estivo, nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, dunque sulla passeggiata, ma anche in occasione di eventi o manifestazioni, saranno effettuate attività informative e prove alcolimetriche. È evidente che i giovani sottovalutano i rischi, per cui entrano nei locali, consumano troppo e quando escono mettono a repentaglio la loro vita e quella degli altri. I gestori molto collaborativi, devo dire la verità, perché hanno capito che l'educazione passa anche attraverso il loro modo di vendere. Siamo in una situazione, come sapete, di siccità, non piove, possiamo dire, da mesi. Pubblicato il provvedimento con cui il sindaco di Lucca Pardini vieta con effetto immediato e fino al 30 settembre l'utilizzo di acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico-domestici in alcune zone del territorio comunale. Potete trovare l'elenco di queste zone andando sul nostro sito. Ancora una grande serata al Lucca Summer Festival 2022.
Un Summer Festival, quello del 2022, che sta battendo ogni record. Dopo i 10.000 spettatori presenti al concerto di Caparezza, ieri sera in Piazza Napoleone c'erano 11.000 persone per il doppio show dei Kasabian e di Liam Gallagher, due concerti che si sono aperti con i Kasabian alla loro terza presenza lucchese. La band britannica, guidata da Sergio Pizzorno, ha portato sul palco del Summer diversi nuovi brani tratti dall'album The Alchemist Euphoria, oltre a tanti successi di una carriera quasi ventennale. Poi è toccato all'ex frontman degli Oasis, Liam Gallagher, che per l'unica data italiana del suo tour ha scelto Lucca, regalando quasi 2 ore di spettacolo per fan arrivati in città da tutta Italia. Slitta all'autunno l'inaugurazione della nuova strada Vagli-Careggine, andiamo in Alta Carfagnana. È in fase di realizzazione la strada che collegherà il comune di Vagli di Sotto con la zona degli impianti invernali di Careggine. Si tratta di una strada lunga circa 5 km immersa nel verde, che ogni tanto regala panorami di rara bellezza. Il collegamento affronta un dislivello di circa 500 metri che collega l'antico borgo di Vagli Sotto alla zona più a nord di Careggine, in località Vianova. La strada avrà uno sbocco turistico, economico ed ecologico in quanto alleggerirà Castelnuovo e dintorni dal passaggio dei mezzi pesanti che trasportano marmo o scarti di lavorazione. Questa è una delle opere più importanti, diciamo, della Carfagnana, perché questa eviterà sia al traffico pesante che al traffico leggero l'attraversamento di Filicaia, di Castelnuovo e tutti gli altri comuni limitrofi. Qui noi da Vagli dopo ci congiungeremo subito nella strada di Arni. Pertanto è importante turisticamente ma anche commercialmente questa strada. Al momento questo collegamento, seppur transitabile con auto adeguate, è chiuso al transito. L'opera dovrà essere terminata secondo le indicazioni dei vari enti e nel rispetto dei vincoli. I costi della realizzazione sono già interamente finanziati da Ministero e Comune di Vagli Sotto. Abbiamo inteso in collaborazione con il Ministero e anche con la Regione Toscana di dare la via a questa strada, che era un'antica mulattiera, per poter portare sia al turismo ma anche agricolo forestale. Poi più che altro c'era un antico borgo, il borgo di Barghete, che ha una gloria antica, era un borgo pastorale. Con questa strada riavrà successo perché rimane a metà percorso e anche turisticamente sarà recuperato. L'obiettivo dell'amministrazione è inaugurare in autunno questa strada che, come detto, diventerà di fatto un percorso alternativo al passaggio attraverso Castelnuovo in direzione Versilia, accorciando la percorrenza di 15 km per un sicuro risparmio economico di tempi e meno inquinamento. Sandout, il festival elegante a Palazzo Fanner. Nell'immaginario dei turisti e dei lucchesi, Palazzo Fanner e il suo meraviglioso giardino sono uno dei simboli della città di Lucca, insieme alle mura, a Piazza Anfiteatro, alle facciate del Duomo di San Michele. Da qualche anno palazzo e giardino ospitano momenti musicali e incontri culturali promossi dalle principali realtà del territorio e ogni volta la bellezza del luogo diventa protagonista. Da questa esperienza nasce l'idea di promuovere una nuova manifestazione pensata come un contenitore di culture a 360 gradi e aperta alle collaborazioni che verranno. Questo è Sound Out, il festival che si terrà nel giardino di Palazzo Fanner mercoledì 13 e giovedì 14 luglio, un'edizione numero 0, accompagnata da musica jazz con ospiti del calibro di Simone Alessandrini, Furio Di Castri, Evita Polidorio e il trio Matt. L'idea è nata da dai giovani, come al solito sono venuti a sollecitarci la presenza, cioè l'utilizzo del giardino per contesti musicali, non soltanto dovuti alla musica classica, e abbiamo risposto in maniera entusiastica. Sul tema ci fa piacere che sia un contest assolutamente autofinanziato, come dire, però che è aperto per questa e per le prossime edizioni anche a contributi di altri collaboratori, di chiunque abbia sane idee e voglia implementare l'attività turistica e culturale della cittadinanza di Lucca. Ed ora le dimissioni, poi rientrate, del presidente della Fondazione Versiliana.
Sono rientrate nel giro di poche ore le inaspettate dimissioni del presidente della Fondazione Versiliana, Alfredo Benedetti, protocollate all'indomani della presentazione degli incontri al caffè. Con una PEC inviata in mattinata ha comunicato al sindaco il proprio addio all'ente culturale di Marina di Pietrasanta, dimissioni respinte per iscritto in giornata dal primo cittadino Alberto Giovannetti. E da quanto appreso sarebbero proprio questioni legate all'organizzazione del caffè e degli ospiti ad aver acceso il diverbio fra i due. Un contrasto che sarebbe degenerato fino all'estrema decisione delle dimissioni che hanno fatto tremare l'imminente 43esima edizione del festival. A gettare acqua sul fuoco il sindaco Giovannetti, che in una nota spiega non è certo una discussione, per quanto accesa possa essere, a cancellare una stima e una gratitudine che, per Alfredo Benedetti, sono più che sincere da parte mia, ha scritto il sindaco, ricordando il lavoro duro e prezioso che ha svolto per ricostruire la credibilità della Fondazione Versiliana. Meno disteso Benedetti, che al TG Noi spiega: non scappo certo dal mio incarico a inizio stagione, io sono a disposizione ma non al servizio di qualcuno, un avvertimento era necessario, per un chiarimento più approfondito col sindaco ci sarà tempo a fine stagione. Dunque Benedetti resta per ora al suo posto e il festival tira un sospiro di sollievo in attesa di settembre. Chiudiamo ricordando che dopo lo stop dovuto alla pandemia torna la festa paesana a Castelvecchio Pascoli, nel nome appunto del poeta Giovanni Pascoli, con cena e ballo sotto le stelle venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 luglio. La festa è organizzata dalla locale Misericordia e dal gruppo Fratres e si svolgerà come sempre nell'ex scuola elementare del paese adiacente al campo polivalente. È tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi, ci fermiamo e torniamo poi con le notizie sportive.